Salve a tutti di nuovo. Ok, questa è la prima parte dei video di cui vi parlavo nell'introduzione per spiegare il perché non è, il complottismo di destra si sbaglia nel criticare la sinistra dicendo che è uno strumento della massoneria o cose del genere. Ma prima vorrei parlare di un argomento molto più blando. Lo ricordate Berlusconi? Che era convinto di essere perseguitato dalla magistratura di sinistra, ma anche in generale oggi molti complottisti, non so, non nemmeno complottisti, insomma, molte persone di destra sono convinte che noi siamo sommersi dalla sinistra, sommersi proprio ovunque. Questa sinistra sarebbe ovunque. Allora, parliamo di Berlusconi, che era convinto che praticamente lui non è che commetteva reati, era convinto che tutti coloro che lo criticavano, che lo indagavano, erano magistrati di sinistra, o comunisti, aspetta. Era convinto in continuazione di vedere come i mafiostrati. Poi prendiamo comunque sia in esame, per esempio, non gli ultimi 100 anni, di più, insomma, dal 900 in poi, no? Abbiamo avuto circa 20 anni di giochitti, quasi ininterrotti. Dopo abbiamo avuto 20 anni di fascismo, dopo abbiamo avuto 50 anni di democrazia cristiana, che altro non è che uno strumento degli americani. Da notare bene che proprio la Repubblica Italiana nasce così. Poi dopo la Seconda Repubblica, che aveva dovuto sconfiggere tutti i problemi della prima, cosa che non è vero poi, per 20 anni è stato proprio Berlusconi. Allora, tutti questi comunisti dove stanno allora? Dove stavano? Ma poi soprattutto, questi magistrati se non erano così, anche se fossero stati di sinistra, com'è che questo Berlusconi non si è fatto manco un giorno di galera? È possibile? Comunque sia, Berlusconi non è mai stato capace di dimostrare che le sue argomentazioni sono valide, che quelle degli altri sono sbagliate. Lui basava tutto sulle accuse. Se siete bolscevichi, siete pagati dalla sinistra, siete di parte, siete femministe. Ma soprattutto, anche di recente, che ormai non conta più niente a Berlusconi a quanto pare, quando gli chiedono perché il PD credo che è sbagliato, perché votare Berlusconi non vota il PD, lui dice, no, l'Unione Sovietica ha ammazzato tante persone, il regime più sanguinario della storia. Allora, facciamo finta che sia vera questa cosa. Lasciamo stare la questione dei vari tipi di marxismo, no? La cosa più emblematica è che Stalin fece ammazzare Trotsky, che era il suo nemico. C'è tutta la divisione fra stalinisti e trotskisti, no? Nella sinistra, che poi, no, come spiegavo prima, la sinistra ormai non esiste più. Il PD, ok, deriva dall'IDS, più altri partiti di centro e centro-sinistra. I DS nascono dal PDS, che nascono dal vecchio PC. Ma questo non fa il PC un partito stalinista. Già ai tempi di Berlinguer, il vecchio PC aveva definitivamente tagliato i ponti con l'URSS. Ma già dalla morte di Togliatti c'era stata la destalinizzazione del partito. Cioè, dopo la morte di Stalin, quindi anche il Partito Comunista dell'Unione Sovietica, con Khrushchev, come capo si chiamava lui, c'era la destalinizzazione. Comunque i collegamenti con l'URSS c'erano. Però le idee e le azioni del PC erano molto diverse da quelle di Stalin, anche ai tempi in cui Stalin era vivo ed aveva il potere. Anche perché non si sapeva niente di quanto facesse Stalin, cioè non c'è nessuna responsabilità da parte del vecchio PC. Ciò che ha fatto Stalin in Russia. Comunque sia, oggi il PD ha in un modo o nell'altro perso ogni traccia della sinistra, o con delle scissioni, o con la rottamazione di Renzi. Ormai il PD è praticamente la ex Democrazia Cristiana con un nome diverso. Poi non parliamo del fatto di governo, era legato con gli ex berlusconiani di Alfano, e poi c'è stato anche il patto del Nazareno. Insomma, inutile lamentarsi di sta cosa. Ma oggi proprio non esiste nemmeno un partito di sinistra decente. A parte il PD di cui vi ho già parlato. Cioè Vendola, per esempio, che ha fatto sinistra italiana praticamente prima,
serio, ma questo ha praticamente distrutto di fondazione comunista, così facendo Vendola. Cioè, Fondazione aveva avuto Bertinotti che era presidente della Camera, adesso non conta proprio niente come partito, dopo Vendola. Che poi Sinistra Italiana è un partito praticamente che di nome è socialdemocratico, ma nella pratica è un partito liberista, sta pensando a tutto, tranne che ai problemi tipici della sinistra, anche ma nemmeno del centro-sinistra oramai. E poi ci sono tantissimi partitini piccoli, piccoli, insomma, che messi insieme non combineranno mai niente. Cioè, voglio dire, poi tipo c'è, cioè, proprio come di fondazione stanno pensando a cose di poco conto, no? Tipo, o di poco conto, che ne so, la macchina del sindaco, o cose che non hanno molto a che fare con il marxismo, come l'aborto, o questioni subordinate al comunismo, come la questione ambientale, i diritti omosessuali, anche il razzismo, sono cose importanti, per carità, però sono cose secondarie. Io ho spiegato il perché, no? Teresa andrebbero prima diritti dei lavoratori e poi diritti dei gay in un altro video, perché vedi, i gay dovrebbero lavorare, anche i gay sono lavoratori, cioè uno non può fare una famiglia gay o etero che sia se non può lavorare, se non ha soldi. Ho già fatto un video al riguardo, eh. Questa cosa Vendola non l'ha capita, per dire. Comunque oggi l'alternativa in politica è fra PD, che non è più di sinistra, 5 Stelle, perché come si comporta, sembrano degli squadristi, e la Lega Nord, pensate un po'. Quindi questo per il luogo comune ben superato. Ci vediamo alla prossima parte del video.